Benvenuti tutti ragazzi a un nuovo video di Fam Gamers. Scusate adesso mentre sto editando sono un po' raffreddato. Comunque qui vedremo la vincita di un'altra auto al casinò. Bella, bella tamarra, sinceramente, ragazzi. Bella, bella, guarda che linea. Bella, bella, bella. Vediamo se porta bene. Pupazzo oggi qui sul divano che ci fa compagnia. Tiziana dice che mi assomiglia. Quella ha quasi vinto la macchina e mi spiace, però tocca a me. Dai, 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 dai. Potrebbe, 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 potrebbe. Sì, ragazzi, abbiamo vinto la macchina. Abbiamo vinto la macchina, abbiamo vinto la macchina, abbiamo vinto la macchina, abbiamo vinto la macchina. Ciao Dani, in che appartamento c'ho spazio? Penso qua. Momento di felicità, sì. Ora l'andiamo a prendere subito. Perché la parte già bene, bella guida. Sinteticamente che dico, lo lascio così. Che dite? Ha il suo perché, eh? Devo comprarmi un garage, dove metto le macchine vinte al casino, che dite? Questa è già la terza che vinco. Modifichiamola un po'. It'll feel like a different engine, believe me. Ok, allora. Griglie. Sto giocando. Ah, forse sono offline, aspetta. Aspetta, ho vinto la macchina a casino, la sto modificando. Lo so, culo. Aspetta, ora metto online. Aspetta un secondo, quanto cambio qua.
quelle sono più belle, queste o queste? Mettiamo queste. Spoiler. Beautiful LS custom style. Sospensioni racing, trasmissione al massimo, turbo sì, ruote ovviamente sono bellissime, deflettori. Ah, questo no, meglio senza. Finestrini total black. Ok ragazzi, la macchina è pronta. Sì, ora sì. Datta, vieni a giocare. Ci sei? Infatti, Datta, pure tu. Datta, vedi che Brian ha già mandato 1000 bittini oggi, eh? Datta dice, ok, ciao, non ci sono. Ho vinto la macchina a casino. Sì, me l'ha appena detto. Non l'hai vista alla live. Ah, tu hai donato e sei scappato prima, però. Sto arrivando, ciao. Sì, sto arrivando, mi sono scappato, sono tornato. Ancora stai in live? Di solito sto sempre almeno 2 ore. Quindi alle 9, intorno alle 9 stacco. Mi ha attaccato da un quarto d'ora. Di più che sto, amore. Cristiano mi fa segnale. Poi che sto in live 3 ore stasera. E sono le 19.20, quindi alle 21 faccio due. Sono le 19.21. Ah, scusate ragazzi, non sto in live fino alle 21, ma fino alle 20.55. Per favore, perché Tiziano ha controllato quando fanno le 2 ore precise. Ah, capito. Ok, un quartiere arrivo, va bene, dato. Sì, Tiziano è così. Ah, tu imbrogli. No, perché io, come regola, quando lei ha smesso di lavorare al bar, che ricomincerà a lavorare a marzo, ragazzi, quindi poi da marzo le live aumenteranno probabilmente. No, sì, però io gli ho detto da subito, amore, le live quando le posso fare minimo le devo fare di 2 ore, se no non le attacco per niente. Ma è una regola mia, perché non posso vedere qui live fanno le live 1 ora e poi staccano e cose così. Perché secondo me se non fai almeno 2 ore, intanto quelli che ti seguono non riescono neanche a avere il tempo di passare a trovarti, capito? Ha una bella tenuta, sì. Ora proviamo questa macchina, dai. Non è velocissima. Tiene bene in curva però, ragazzi. Ok. Vola pure altrettanto bene. Bel rumore. Viene veramente bene. A me c'è un mal di testa. Ok, è bellina sta macchina. Sì, la vorrei provare alle gare malate. Ora è arrivato, adesso ci facciamo due gare. E poi facciamo un po' di missioncine. Tu cosa vuoi fare, Brian? Boh, qualsiasi cosa. Ok, adesso il piano intero do 2. Dove posso mettere macchine Winter Night? Anche se quasi ragazzi, io sarei più per metterci. Quale macchine? Quelle proprio belle al night. Tu dove tieni le macchine più belle che hai? Sparse dappertutto. Ah, ok, non sei come me che sono fissato. No, le macchine belle, tipo la Scramjet, la L'oppressor, queste cose qua le tengo al... No, l'oppressor, scusa, come fai a tenerle in un posto? A me me la dà sempre nel terror bite. No, io la posso cambiare. Se la parcheggio in un garage me la lascio là. Ah, e okay. Li lascio tutte quelle macchine, la Tesseract, tutti. Le macchine belle, sì. Le tengo al livello 1 del garage del... Come cazzo si chiama? Del palazzo... Quello del... di proprietà, non quello che c'ho di mio, ma quello che c'ho col coso, come diventare CEO.
Ragazzi, stiamo aspettando che Brian compri una vocale e che si riesca ad esprimere perché stai litigando con l'italiano, Brian. Che è successo? Giustissimo, sto un po' a pezzi. Il garage di che? Tutto il giorno che parli in inglese, no? Ah, oh, Che ok, cazzo c'ho però non ho capito? capito È il dove era il garage problema. dell'ufficio. Ah, io ce l'ho l'ufficio, però non c'ho il garage. Io sì. Ragazzi, compro pure il secondo piano, va così me le sposto. No. Non me le sposto, però non sposto un cazzo, va. Basta. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like e un commento e vi invito a iscrivervi al canale YouTube. Inoltre in descrizione trovate un link che racchiude tutti i link e piattaforme utili dove potete seguirmi sia in live sia in vari post e meme come su Instagram. Grazie ancora a tutti per la visione, al prossimo video!